Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi vi portiamo con noi a Castelnuovo, dove i membri e i soci dell'associazione culturale Il Cervo hanno aperto in esclusiva per Telemolise le porte del museo dedicato proprio alle maschere zoomorfe, un museo importante perché è il quarto in Italia e il secondo nel centro-sud, e ci hanno presentato i personaggi chiave del rito e tutte le chicche di questo piccolo museo. Venite a vedere insieme a noi. D'Agostino, nei panni del cervo, una figura particolare che fa parte della vostra storia, insomma, cosa c'è dietro? Dietro c'è quello che è il mistero e racconta un po', diciamo, sia le nostre tradizioni, ma racconta anche un credo, che è quello che noi, diciamo, ogni anno ripetiamo l'ultima domenica di Carnevale. Questa manifestazione, appunto, rappresenta per noi il susseguirsi delle stagioni ed è un rito propiziatorio di buon auspicio. Ecco, una figura che a te piace impersonificare oppure insomma è un po' inquietante? Ma vabbè, inquietante lo è, però diciamo che è una figura che io, come tutto il popolo di Castelnuovo, ci teniamo in particolar modo, e rappresentarlo è una bella soddisfazione. Ecco, qui alle nostre spalle ce n'è in particolare uno, cosa ci racconta? Allora, questa è appunto la figura dell'uomo cervo, il cervo, e nulla, il costume è formato da pellicce di capra, e prima venivano cucite direttamente sulla persona che rappresentava la maschera, oggi invece utilizziamo pellicce conciate appunto per agevolare un pochino più i movimenti di chi lo interpreta. Il capo sono state fissate su un casco delle corna di cervo, e poi niente, ci sono i campanacci che concluderò tutto quanto, diciamo, tutta l'opera. Andrea Tomassone, un altro cervo, insomma, com'è interpretare questo personaggio? Per noi di Castelnuovo è soddisfacente, un onore. Poi comunque faccio parte dall'associazione dal 96, quindi sono anni che faccio parte di questa realtà, faccio parte del direttivo e niente, il nostro è un impegno che ci prende tutto l'anno, perché non è soltanto la manifestazione il giorno dell'ultima domenica di Carnevale, ma abbiamo vari gemellaggi, varie attività che facciamo durante l'anno, quindi è un qualcosa che facciamo comunque con molto piacere per il paese. Ecco, si legge anche il nome di una cerva. Sì. Insomma, è una figura però che non si vede spesso. Sì, vero, non si vede spesso. Forse siamo una delle poche maschere dove c'è una figura femminile, la parte selvaggia comunque anche lei interpretata, e niente, sì, sembra una ragazza di Castelnuovo che interpreta il ruolo. E poi vabbè, ci sono altre oltre ai cervi, c'è il martino, c'è il cacciatore, c'è la popolana e niente, questo. Tutti comunque rappresentanti sono di Castelnuovo e niente, fieri e orgogliosi della nostra maschera.
lei interpreta Martino, che è l'antagonista del cervo. Insomma, come va a finire? Sì, praticamente il Martino è una figura magica che interviene nella scena della pantomima dell'uomo cervo per contrastare il cervo e la cerva. Praticamente questa figura riesce ad addomesticare gli animali, a renderli docili, e poi alla fine però gli animali tornano nella loro ferocia, e solo con l'accensione del fuoco, del falò e l'intervento del cacciatore si riesce a calmare i cervi. Ecco, c'è una simbologia, no, dietro tutto questo. Sì, 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 è un rito propiziatorio, un rito pagano propiziatorio che risale a una notte dei tempi. Di conseguenza siamo stati fortunati in questo piccolo paese avere questa tradizione ancora viva e tentiamo di portarla avanti. Ovviamente con la modernità qualche piccolo cambiamento ci sarà stato, però tentiamo di rimanere sempre più legati al vero rito, a portare avanti le simbologie e i sensi. Ecco, si potrebbe osare e dire un po' che il cervo è la parte selvaggia, quella più passionale della istintualità umana, mentre Martino è un po' l'istituzione che riporta la società in equilibrio. Sicuramente. Diciamo che il Martino sarebbe lo stregone del paese, la persona che avrebbe curato magari migliaia di anni fa le persone con delle profezie, con delle cose, mentre il cervo rappresenta proprio un animale feroce, cioè praticamente la maschera dell'uomo cervo rappresenta il male che tenta di distruggere, e l'intervento di tutto il paese riesce a risolvere con il bene. È un rito propiziatorio per i nuovi raccolti, infatti è sempre a cavallo delle due stagioni.